Giovanna Abate è, insieme a Giulia D'Urso, una delle corteggiatrici di Giulio Raselli. Intervistata dal settimanale di Uomini e Donne, la bella corteggiatrice si è lasciata andare svelando i suoi pensieri più intimi sia sul tronista che sulla sua rivale in amore, che ha definito completamente diversa da lei. Le parole di Giovanna Abate su Giulio Raselli e Giulia D'Urso. Alle pagine del magazine di Uomini e Donne, Giovanna ha raccontato come sta vivendo la sua esperienza nel dating show insieme a Giulio, il cuore e la mente. Sono perfettamente divisi. Mi ritengo una persona che ragiona tanto, studia i dettagli e che, a volte, pensa anche troppo. La mente mi spinge a guardare alla situazione in modo razionale, da voce alle mie paure e al timore che, nonostante i miei sentimenti mi portino da Giulio, dall'altra parte non ci sia lo stesso interesse. Poi c'è il cuore, che invece mi suggerisce di continuare a credere in questo rapporto e in lui, perché ne è entrato a far parte e non posso far finta che non sia così. C'è una voce dentro di me che mi dice di allontanarmi per tutelarmi, prima di soffrire troppo. Ho emozioni altalenanti e opposte. Vengo da una settimana in cui ho voluto credere per tutto il tempo che la cosa più giusta fosse togliermi Giulio dalla testa, perché lui alla fine avrebbe scelto Giulia. Credo che in questo momento Giulio abbia tanti dubbi e che le perplessità che ha sul nostro rapporto siano le stesse che tormentano me. Entrambi abbiamo due personalità molto forti e stiamo cercando di capire se sia possibile trovare un compromesso insieme, un modo per non arrivare sempre allo scontro. Forse Giulio ha paura che io possa essere troppo impegnativa. Vedo davanti a me un uomo che ha voglia di raccontarsi, anche nei dettagli più intimi, e come riesce a farlo. Questo mi ha dato una gioia immensa. Altre volte è arrogante, soprattutto quando gli chiedo certezze su di noi. Sono certa che tra me e lui ci sia stata fin dal primo momento una conoscenza vera. Penso che ci sia una forte attrazione mentale, associata almeno, da parte mia anche a un'attrazione fisica. Stiamo bene semplicemente parlando, non ci sono mai momenti di silenzio, perché li riempiamo. Ogni volta abbiamo voglia di scoprire qualcosa in più l'uno dell'altra. Viviamo le nostre esterne fino all'ultimo secondo. Sono convinta che sia nato qualcosa di forte, ma la domanda è, sarà anche solido? Per quanto riguarda invece il rapporto nato tra Raselli e Giulia, l'abate ha confessato, la loro è una conoscenza completamente diversa da quella che sto portando avanti io. Credo che sia tutto più improntato sull'attrazione fisica che nutrono l'uno verso l'altra. Mi preoccupano gli occhi di Giulio quando la guarda, sembrano totalmente abbagliati da lei. Giulio non la mette mai in discussione né le punta mai il dito contro, sembra quasi che abbia un senso di protezione obbligatorio nei suoi riguardi. Come se gli dispiacesse farle del male, mentre con me si sfoga senza freni. Questa cura che ha verso di lei e che non manifesta con me mi fa credere che per Giulia provi qualcosa di completamente diverso e irrazionale. Quando si relaziona nei miei confronti Giulio è più razionale, più metodico. E proprio sulla D'Urso, Giovanna ci ha tenuto a precisare, la reputo oggettivamente una bella ragazza, ma di donne belle sono abituata a vederne tante.
Solitamente, sia negli uomini che nelle donne, resto più colpita dalle particolarità caratteriali. Penso che Giulia, invece, sia una persona statica. Io mi ritengo una ragazza che usa molto la testa, fa lavorare i pensieri. Siamo il giorno e la notte, due caratteri incompatibili. Giulia è più pacata, mentre per me in amore e in guerra tutto è lecito. Io sono impulsiva e non mi fermo troppo a pensare, soprattutto quando davanti ho qualcuno provocatorio come Giulio, mentre lei resta calma, a volte persino senza avere reazioni spontanee. Io e Giulia siamo diverse persino negli stili di vita, dalla sfera lavorativa a tutto il resto. Con questo non intendo dire che la mia vita o il mio vissuto siano migliori o peggiori dei suoi, però credo che ci siano tante differenze nel nostro essere donne.